Non sono mai giunti a destinazione i 150 milioni stanziati per Salerno dalla legge 20 per l'edilizia sanitaria, gestiti dalla Regione Campania e già inseriti nel protocollo di intesa sottoscritto da Bassolino lo scorso anno. A mancare era la sottoscrizione di un accordo di programma atto a sbloccarne l'erogazione. L'accordo va firmato dalla Regione, dall'Università e dall'azienda ospedaliera, che ora gode dell'operatività garantita ieri dal ministro Fazio, che si dice sostenere in pieno il progetto, tanto da garantire la personale firma dell'accordo, ribadendo così che il Ministero della Salute affiancherà lo sviluppo della facoltà di medicina all'Università di Salerno. Il progetto prevede 8 edifici, altre 2 torri, un parcheggio multipiano ed un innesto diretto alla tangenziale. Fazio ha insistito sulla funzionalità della sinergia tra ateneo universitario e ospedale. Infatti, per dare alla facoltà di medicina lo spazio e gli strumenti necessari, è utile garantire la rifunzionalizzazione dell'ospedale stesso. In attesa di quei 150 milioni, l'ospedale ha avviato ieri i lavori per il nuovo pronto soccorso, trasformando uno spazio di 800 metri quadri in un'area di emergenza di 5.000 metri, con un'organizzazione all'avanguardia.